cerchiamo di mettere dentro le cose che proviamo. Attenzione, attenzione, siete in cieco, scatta Samira, attenzione, Lazio in vantaggio, 1-0, gol dell'ex, Ersiler in cieco che... 50... dribbla la sua ex compagna di squadra Samira Campili e in fila 1-0 Lazio. Ci ha messo solo 57 secondi Ersiler d'Incecco a siglare il gol dell'ex. Esce Duco, palla a lei, restituisce, ma Borges capisce ancora tutto e lancia a paro velocissima, molto più di Argento, il tiro in porta parato da Vecchione con le ginocchia, peccato, grandissima occasione per il Montesilvano. Filippa Mendes, Amparo, tiro, gol! Gol! Pareggio di Amparo! Esplode il Palla Santa Filomena, è 1-1. L'esultanza della spagnola, abbracciata da tutta la squadra, è arrivata anche Campili dalla porta, una bella azione combinata del Montesilvano dalla sinistra, il fendente di Amparo che ha trafitto Vecchione e parte Silvetti. Il destro intercettato da Vecchione, con tanto Nicoletti, la rincorsa, la battuta. Piatto che per un attimo sfugge Vecchione, finisce sotto le gambe ma poi blocca il portiere. Benvenuto, interviene Borges, come nel primo tempo si è vista tante volte questa situazione, la sfrutta benissimo il Montesilvano con il gol di Amparo, servita da Sergi, dopo 20 secondi, 2-1 il sorpasso del Montesilvano, benissimo così, spizzato all'indietro, eliminò il Montesilvano, Ortega intanto spazio, se ne va sulla destra, la puntata fuori, incredibile, scarica fortunatamente per Sergi. Sergi perde il pallone, benvenuto Sanchez, palla cerca persa. Scivolata di intervenire Nicoletti, ma c'è il vantaggio, c'è il pareggio della SS Lazio, errore difensivo, ne approfitta Duco per Sanchez che a porta vuota, nonostante l'intervento della numero 21 Nicoletti, riesce a segnare gol del pareggio a 6 minuti dall'inizio del secondo tempo. Viene bene Nicoletti, la sovrapposizione su Troiano, Troiano perde nuovamente palla, riconquistata da Grego, Grego viene a destra, Duco la serve, il piatto, è benissimo Samira, in scivolata, ferma tutto, ma l'azione continua. Tutto su questa giocata, bello scambio qui, triangolazione tra Guidotti e Troiano, Troiano sulla destra, il tiro in grandissima, Vecchione che parata in uscita, un'azione semplicissima, Borges scarica e va lungo, la serve Mendes, Borges di prima, gol, grandissimo gol di Borges che porta di nuovo il vantaggio il Montesilvano, 3-2. Sì. Nicoletti sull'angolo sinistro, in mezzo Amparo, gol, il 4-2, il poker biancazzurro siglato da Amparo dopo la palla messa in mezzo da Nicoletti sporcata dalla difesa della Lazio, ci ha messo 10 secondi la squadra di Salvatore a far fruttare la situazione. Questa è stata una bella azione per il Monte, attenzione, numero di Amparo portiere, dentro, gol! Un grandissimo ancora numero, lei. Numero 7 su Greco e poi il piatto sotto le gambe del portiere improvvisato Sarandino. Uragano Amparo sulla Lazio, davvero! Che partita, che partita!